siamo proprio destinati a non avere più bambini, nipoti, figli. È un tema veramente molto molto affascinante che voglio trattare con il professor Ermanno Greco, che è professore proprio in ginecologia ed ostetricia presso l'Università Unica Millus di Roma, ma è anche presidente proprio della Società Italiana di Riproduzione. Allora, professor Greco, ma Buongiorno. che sta succedendo? Ma perché non nascono più bambini? È una cosa multifattoriale, ossia dipende da tantissimi fattori. Uno, abbiamo un aumento dell'infertilità sia di coppia, sia maschile soprattutto, ma anche femminile. Ma poi c'è un altro fattore molto importante, che la donna ha deciso oggi di avere bambini molto più tardi rispetto a quello che poteva accadere con i nostri genitori. E questo può portare a delle difficoltà, cioè obiettivamente molte coppie non riescono magari ad avere figli perché hanno anche dei problemi pratici, cioè, ma io ne conosco tante che vorrebbero, ma che a un certo punto è talmente tardi che non ce la fanno più poi ad averli. Assolutamente sì, l'età femminile diciamo che è il fattore oggi più importante, perché c'è una cosa che non viene mai detta, ossia tutte le donne posseggono una quota parte delle proprie uova che non è sana cromosomicamente, quindi non dà origine poi ad embrioni vitali che si possono impiantare. Piano piano che l'età materna avanza, questa percentuale di ovociti anomali diventa sempre molto più frequente, soprattutto dopo i 35-36 anni, per cui soprattutto nelle coppie in cui la donna ha un'età maggiore di 35-36 anni, la fecondazione naturale diventa molto difficile. Consideriamo che la possibilità di concepire in una coppia normale, in cui la donna ha meno di 30 anni, che ha un rapporto mirato, quindi nel periodo proprio Dell'ovulazione. dell'ovulazione, non è più del 20-25%. Addirittura. Bassissima, tant'è vero che l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce una coppia infertile quando dopo un anno di rapporti non protetti non ha bambini. Dopo hai intorno ai 40 anni questa percentuale si dimezza e dopo i 40 anni si dimezza ulteriormente. Quindi la coppia deve, la donna soprattutto deve intervenire. Quindi, allora, il momento che una donna capisce che non riesce ad averlo normalmente e quindi si rivolge a un centro specializzato per la riproduzione, qual è il percorso, se riusciamo a dirlo in Sì, poco? vorrei approfittare anche per dire una cosa a monte, ossia per Sì. quelle donne che ancora non hanno messo a punto un progetto familiare, che intendono posticipare oggi l'età della maternità, quindi dopo i 35-36 anni per diversi e molteplici motivi, oggi esiste la possibilità di congelare i propri ovociti, quindi di tenere da parte una scorta importantissima e Di vitale. vita, di Esatto, perché dopo, se possibilità. non si riesce più ad ottenere la gravidanza o naturalmente o con altri metodi, noi possiamo ricorrere a questa banca che abbiamo da Scusi, parte. questa possibilità richiede un impegno, come posso dire, consistente dal punto di vista del tempo, No, non più di 10 giorni per fare questo tipo di trattamento. Sono delle iniezioni sottocutee, molto semplici, anche da autopraticare, e poi si giunge al prelievo ovocitario, che è una procedura assolutamente non invasiva, senza tagli, senza punti, regime ambulatoriale facilissima. Quindi diciamo che non ci dobbiamo allarmare qualora ci rendiamo conto che non riusciamo a programmare la nascita di un figlio, ma per motivi oggettivi, perché io ne sento tante di testimonianze in tal senso. E quindi in un certo senso questa possibilità di congelare, diciamo, le nostre risorse e poter quindi sperare poi in un momento migliore diventa una pratica non, come posso dire, complicata. Non complicata, facilissima da fare, perché dobbiamo seguire quel concetto principale della medicina, e che è meglio Certo, prevenire che curare. E questo, certo, in quest'ottica è certo. fondamentale. Professor Greco, una volta quindi che noi abbiamo questa possibilità e che finalmente si arriva al momento in cui uno riesce magari anche a 45 anni, è possibile quindi andare poi incontro a una fecondazione con le proprie, diciamo, i propri ovuli congelati? Assolutamente sì, se gli ovociti sono stati conservati in maniera adeguata
e prelevati nell'età giusta della donna entro i 35-36 anni. Non è che dopo non si possa congelare, si può sempre congelare, ma la qualità ovocitaria è buona soprattutto prima di quell'età. Senta, una domanda per chiudere che riguarda però gli uomini, perché in realtà molte volte succede che si dà spesso la colpa alla donna che non riesce, diciamo così, a procreare, ma magari invece dipende dall'uomo. Come vi regolate voi nelle visite, che sono quelle visite, diciamo, di indagini fondamentali che vanno fatte quando una coppia desidera avere un figlio? Ma essenzialmente viene fatto uno screening multistep a molti livelli. L'esame più semplice è l'esame del liquido seminale, che è il primo esame che va fatto. Sembra un esame semplice, ma va fatto in centri e strutture specializzate, perché bisogna esprimere un giudizio sulla capacità di fecondazione del maschio. Sì. E quindi va fatto molto bene. E poi esistono tutta una serie di esami strumentali per verificare se ci sono delle patologie, tipo il varicocele, vene varicose del testicolo. Questo che riguarda l'uomo. Esatto. Prostatiti, processi infiammatori della prostata, oggi molto frequenti. Quindi diventa anche, mi scusi, cerco di interpretare anche il lato positivo, che c'è un controllo a monte anche della salute. Sì, assolutamente. Di una zona che è fondamentale, perché molte volte è la spia di altri problemi. Sì. Non bisogna lavorare come se stessimo in una macchina per costruire bambini. Sì, dobbiamo sì, sempre pensare che l'infertilità è una patologia e va affrontata in maniera molto seria e molto medica per ottenere poi i risultati. Con la sua esperienza ormai, credo, di veramente di migliaia e migliaia di casi che avrà affrontato, come vede il futuro? Riusciremo a ritornare ad avere dei figli con più serenità? Ma sicuramente sì, questo è legato anche però all'aspetto sociale. Sì. Se vengono dati aiuti alle famiglie, se le coppie vengono incentivate a fare bambini, sicuramente per ritornare a fare bambini come una volta bisogna aiutare le coppie. Come infatti la Francia, che prevede grandi investimenti sulle coppie, agevolazioni fiscali, è il paese che ha la più alta natalità in Europa. Grazie professor Greco. Grazie, e quindi diciamo cerchiamo di essere ottimisti, perché ricordiamocelo, il nostro è un paese veramente ormai che sta andando, fortunatamente, per carità, per la longevità, e io lo dico per prima, però i bambini veramente sono il nostro futuro. Un abbraccio affettuoso, grazie ancora. Grazie professor Greco. Grazie a voi.